Andiamo ora a calcolare il dominio della seguente funzione. Evidentemente bisogna richiedere che x non sia 0, perché x è al denominatore di una frazione, e poi bisogna richiedere che 4 elevato a x meno 2 su 4x deve essere positivo, perché l'argomento del logaritmo deve essere positivo. Non aggiungiamo la condizione 4x diverso da 0, perché implicita sia nella disequazione fratta sia in questa prima relazione. Evidentemente la prima è già risolta, dobbiamo dunque risolvere la seconda relazione, cioè dobbiamo risolvere la disequazione fratta 4 elevato a x meno 2 su 4x maggiore di 0. Analizziamo il numeratore e il denominatore. Per quanto riguarda il numeratore, bisogna risolvere 4 elevato a x meno 2 maggiore di 0, cioè 4 elevato a x maggiore di 2, che è una disequazione esponenziale elementare, si può trasformare a base uguale nel seguente modo, avendo osservato che 4 è 2 alla seconda e poi abbiamo applicato la potenza di potenza. Da qui, dovendo essere uguali gli esponenti, visto che le basi sono uguali maggiore di 1, si ottiene 2x maggiore di 1, cioè x maggiore di 1 mezzo. Quando riguarda il denominatore positivo, bisogna imporre 4x ad essere positivo, cioè x maggiore di 0. In definitiva costruiamo il seguente grafico, dal quale si deduce che la disequazione fratta ammette soluzioni per x minore di 0 unito x maggiore di 1 mezzo. Evidentemente questo insieme di soluzioni si deve intersecare con la prima relazione del sistema, cioè con x diverso da 0, e evidentemente rimane ancora che x deve essere meno di 0 unito x maggiore di 1 mezzo. Pertanto il dominio della nostra funzione è l'intervallo che va da meno infinito a 0 escluso, unito l'intervallo aperto a sinistra 1 mezzo più infinito.